Oggi piantina regalo per la festa della mamma. E non solo, naturalmente, per tutte quelle situazioni in cui vi andrà di regalare una bella piantina immortale. Quindi, ora, eccola l'occorrente: una bottiglia blu. Io le prediligo con la base a fiore. Poi due bottiglie di plastica verdi. Io le prendo sempre di due verdi un po' diverse, infatti sono due marche di acqua diverse, ma insomma poco importa. Per il fiore invece circoleranno dei bicchieri colorati, il giallo per il centrale, il verde lo metto sempre per aggiungere qualche foglietta e il rosso per i fiori. Ma stanno bellissimi i fiori di qualunque colore. Taglia balza, forbici per attaccare tutti i pezzi con l'aceto vinilica o con la caldo se sapete ben modularla. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo i miei bicchieri. Ormai dei rimasugli di bicchieri di plastica, finalmente li sto esaurendo. Questi sono tutti quelli che io vado riciclando da tutte le festicciole dove ho invitato Enzo e da dove ancora vengono utilizzati i bicchieri di plastica. Io credo che le mamme mi odino. Sarò nominata quella della spazzatura, ne sono convinta, ma poco importa, perché a noi quello che interessa invece è salvare l'ambiente. Quindi tagliamo a frangine tutto il fondo del bicchiere. Voilà, io qua senza accorgermene ne avevo due, ma va benissimo, li lascerò così. Poi apro anche i bicchieri rossi, elimino il bordo superiore e divido il bicchiere in sei parti uguali. Anche se non sono proprio uguali le parti, non ci fa niente. Lo faccio sia con l'uno che con l'altro, solo che mentre in uno ho tolto solo il bordo, nell'altro tolgo il bordo e un pezzettino, io toglierò la parte liscia. A questo punto prendo tutte le sezioni e ne arrotondo l'estremità, così. Questa sarà infatti la corolla dei fiori. Quindi prendo il bicchiere verde, ma il verde è del tutto facoltativo, può anche non esserci. Tolgo l'anello, lo divido in quattro parti uguali e in questo caso taglio le foglie dando un andamento a punta, vedete? Adesso assembliamo il fiore, metto un po' di colla nella parte coi petali più corti e inserisco il giallo, così. Quindi prendo la corolla dei petali più lunghi, bagno il retro di quella coi petali più corti e la inserisco all'interno. Quindi prendo tutto, bagno il retro e inserisco all'interno del bicchiere con le foglie. Poi con un pugno entro all'interno del fiore, lo apro tutto e schiaccio così forte forte, allargo quindi tutta la corolla e voilà, quello che avremo sarà questo bellissimo fiorellone che mettiamo da parte. È il momento di passare alle bottiglie. Prendiamo le bottiglie verdi ed eliminiamo questa parte, quella con le etichette. Mettiamola da parte. Quindi taglio a striscette questa parte così, tutta a striscette. Fatto questo, rendo le punte appuntite, così. Fatto questo, allargo piegando tutti i pezzettini di plastica, così. Fatto questo,
Faccio la stessa cosa anche con l'altra bottiglia. Elimino anche gli anelli che stanno attorno e metto da parte questi due pezzi di plastica. Adesso passiamo alla bottiglia blu. Elimino l'etichetta e taglio lasciando la prima striscia e un po' della seconda, così. Voilà! E possiamo cominciare ad assemblare la nostra piantina. Mettiamo su tutto il bordo di questa parte blu un giro di colla. Non importa se colerà, starà bene nell'effetto finale. Quindi prendiamo il primo dei nostri pezzi verdi tagliati e adagiamolo e poggiamolo qui, proprio sul bordo. E facciamo attaccare le foglie al bordo del nostro vasetto. Prendiamo adesso il nostro secondo strato e sporchiamo di colla tutto il boccaglio. Ne metto abbondante, poi giro e lo inserisco nel boccaglio di quella che sta sotto. Voilà, così. E adesso l'ultimo strato, prendo il fiore sul retro, metto anche qui la colla e l'appoggio al centro. E la nostra piantina, ora la tengo perché la sto voltando, è bella e pronta per essere regalata. Unica cosa che potete aggiungere può essere un nastrino sul bordo del vasetto per renderla ancora più carina. Così potete fare tante piantine con mille fiori di mille colorazioni differenti. Sbizzarritevi e create quella che più soddisfa la vostra creatività. Io vi lascio le foto delle piantine a prova di pollice nero e noi ci vediamo per il prossimo video. Ciao!